faccio il caso clamoroso della cittadella di Alessandria, ormai monumento colossale, che è addirittura all'origine del simbolo del FAI, completamente dimenticato e ricordato all'onore del mondo. Il FAI ha dato un contributo di 50.000 euro tramite Banca Intesa, grazie a Banca Intesa, ma poi sono arrivati 25 milioni del Ministero dei Beni Culturali. E questo, ecco, è un caso abbastanza clamoroso di successo. Quindi qual è allora la nostra missione, e ci stiamo avvicinando al mio sogno? Educare gli italiani a spostare gli occhi da quei rettangoli dimensionali che sono gli schermi cinematografici, gli schermi televisivi, gli schermi dei computer, gli schermi dei telefoni, e riscoprire la meravigliosa tridimensionalità del nostro reale, completamente abbandonato, tanto che monumenti di prima grandezza appaiono ai nostri occhi come qualcosa di ignoto e di esotico. Quindi solo conoscendola ed amandola l'Italia si può salvare. E allora qual è stata questa specie di idea che ha messo? Ma noi siamo stati forse un pochino troppo modesti, perché con questo incredibile numero di siti redenti, redenti nella conoscenza, redenti nella fama, redenti anche nell'aiuto, è un nucleo di quel catalogo spontaneo, from bottom up, che l'Italia non è mai riuscita a fare. Up, di bottom, perché l'istituzionale del catalogo campa cavallo per con i giovani del FAI, con il vostro aiuto. È un'idea, è tutta da studiare, ma mi è venuta chiara questa notte. Noi potremmo molto rapidamente fare un censimento spontaneo del patrimonio, soprattutto minore nostro, che poi minore non è tanto minore, e presentarlo in una bella cerimonia allo Stato, al Ministero dei Beni Culturali, per dire quello che non si è potuto fare dall'alto verso il basso